Il bilancio è un rito formale che annualmente viene giustamente rispettato nei termini di legge e discusso all'interno dell'Assemblea, ma non sono stati affrontati i veri temi. Il vero problema è quello relativo ad una gestione che i cittadini stanno fortemente pagando per la ricaduta che ha questa gestione stessa sulle tariffe e sulle bollette. Bollette che sono aumentate in modo esponenziale, frutto se no, di null'altro se non di una gestione dei costi che è totalmente sbagliata, la stiamo contestando da tanti anni, torniamo a contestarla, adesso si apre una nuova fase. Noi parliamo alla comunità dei cittadini che sta vivendo sulla propria pelle una gestione della Ruzzoreti che sta continuando, sta proseguendo nella direzione dell'incremento dei costi. Anche il tema relativo alla riduzione del costo del personale di 500.000 euro è un tema che assolutamente è ingannevole se posto così, intanto perché sono riduzioni dei costi derivanti da straordinari e reperibilità, ma abbiamo ancora un costo del personale di 3 milioni di euro superiore a quello previsto dal piano industriale e soprattutto i costi fissi sono profondamente aumentati, drasticamente aumentati attraverso tre percorsi: le consulenze esterne, oltre 2 milioni di euro di consulenze o di affidamenti e di incarichi esterni negli ultimi 24 mesi dati a pioggia, le esternalizzazioni, una società così importante con un personale che è stato anche valorizzato con aumenti di livello nel corso dell'ultimo anno e di un incremento dei costi, continua ad andare nella direzione dell'esternalizzazione, cioè da servizi all'esterno che poi si ribaltano sulla tariffa. È stata avviata una procedura per 1 milione di euro di affidamento per i prossimi 16 mesi per il servizio di back office, front office. Stop! E poi abbiamo raggiunto 98 interinali, di cui 12 amministrativi anche con funzioni di responsabilità, quindi non solo personale che serve all'attività operativa, e questo denota assolutamente una gestione dei costi fissi sballata, un incremento esponenziale dei costi fissi che stanno pagando i cittadini. Noi questo non lo possiamo più tollerare, così come non possiamo accettare che siano stati accesi due mutui per un valore di 5 milioni di euro che servono ad affrontare la situazione emergenziale attuale. Come dice il revisore di Ersi, scaricando le passività sul futuro,